Vous êtes prêts, Adrien? Il faudrait qu'on enregistre la... Et c'est eux qui enregistrent. Ils enregistrent chez eux tout. Enregistrate tutto voi, giusto? Paola? Si, si. Ok. Di leur côté, on peut y aller? Super. Oui. Bene, buongiorno a tutti, scusate questi minuti di ritardo. Siamo molto lieti di poter dare avvio al ciclo di conferenze dell'Osservatorio sulle industrie culturali Francia-Italia. L'Osservatorio è nato l'anno scorso, nel 2020, grazie ad un partenariato tra Sorbonne Nouvelle e l'Università Ulm di Milano. Allo scopo di monitorare il panorama della creazione dell'industria culturale nei due paesi con un gruppo binazionale interuniversitario di ricerca. Il programma si inserisce nel quadro europeo delle industrie creative per il triennio 2020-2023. All'ordine del giorno, la conferenza di oggi sull'arte contemporanea e il digitale. I prossimi appuntamenti mensili, con una cadenza mensile, si svolgeranno il 18 novembre in un'altra sede dell'Università Sorbonne Nouvelle, alla Maison de la Recherche, e la curatela di questo secondo appuntamento sarà fatta dall'Associazione Italie Nouvelle all'interno del festival Génération Durable, in corso di preparazione, di finalizzazione. Quindi si tratterà di una tavola rotonda che darà la parola a diverse start-up che lavorano in diversi settori delle industrie culturali e creative con un'attenzione particolare per i problemi dell'ambiente. In seguito, in dicembre, il primo dicembre, nello stesso orario, quindi 11, 12 e 30, il secondo appuntamento sarà non un dialogo né una tavola rotonda, ma più una conferenza fatta dal direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Diego Marani, che ci parlerà dell'italiano come lingua e identità di un paese, di una nazione nel contesto europeo. Infine, in febbraio avvierà il nuovo ciclo di conferenze per il 2022, un incontro animato da due speaker. Una sarà Giulia Conte, che gli studenti di Sorbonne Nouvelle conoscono bene, e il tema sarà quello delle coproduzioni franco-italiane nel cinema. Bene, oggi iniziamo col parlare dell'arte contemporanea e il digitale. Il primo relatore sarà Giulio Bozzo, giovane diplomato di Ulm e che ha studiato in precedenza beni culturali all'Università di Genova e ha avviato un'operazione che sembra davvero molto interessante, un lavoro sull'arte digitale che ha dato luogo ad una mostra a Palazzo Rosso di Genova e alla fondazione della sua società Reasoned Art, di cui è fondatore e direttore. Avremo un doppio sguardo sulla panoramica dell'arte digitale, davvero una proposta e una controproposta forse da parte in seguito di Simona Melotti, che insegna al Master Industry
culturali Francia-Italia della sua Bonne Nouvelle al corso di arte di art contemporain e management internazionale. Bene, lascio la parola per cominciare a Giulio Bozzo che ci raggiunge dunque da Milano. Eccoci, buongiorno a tutti. Grazie Anna della presentazione e ringrazio ovviamente l'Università Ulm e la Sorbonne per questa opportunità e per appunto, questo ciclo di incontri su il futuro, no, dell'arte e soprattutto in questo momento di questa conferenza su che cos'è l'arte digitale e soprattutto quali sono i suoi sviluppi in termini di fruizione e di soprattutto anche di collezionismo. Prima di cominciare a parlare di Reason d'Art, mi faceva molto piacere magari descrivere un po' il contesto, no, di blockchain, smart contract e NFT. Vi condivido lo schermo. Vedete tutti? Sì, benissimo. In maniera molto, molto rapida, che cos'è la blockchain? La blockchain è un registro condiviso e immutabile che per registrare informazioni e transazioni. Quindi come funziona? Funziona con un libro mastro, che è appunto un registro, che non è più centralizzato, ma è appunto distribuito ed è accessibile a tutte le persone che appunto ritengono opportuno partecipare a questa validazione. Ogni persona quindi ne può partecipare avendo una chiave crittografata, quindi diciamo vi è un address che appunto autentifica l'utente e tutto questo sistema è basato sul consenso. Il consenso può avvenire in due modi in questo momento attraverso un sistema che è definito proof of work, quello diciamo di Bitcoin e di Ethereum, e attraverso invece la proof of stake che invece è un consenso dove vi è un risparmio anche energetico di oltre il 90% e quindi anche un impatto ambientale ridotto. Ovviamente la cosa interessante della blockchain è che ogni transazione che viene registrata con un processo irreversibile, quindi non vi è la possibilità di modificare questi dati che vengono aggiunti appunto a questo registro. Cosa succede quindi? Che si divide diciamo in due macro aree, no? Lo sviluppo della blockchain. La blockchain 1.0 che è appunto sono gli inizi dal 2008 con appunto Bitcoin e il principale utilizzo della blockchain appunto è stato quello di essere utilizzata per registrare degli scambi monetari tra i vari utenti. Successivamente cosa succede? Che nel 2013 con la nascita di Ethereum, un'altra blockchain di Vitalik Buterin, vengono sviluppati gli smart contract. Gli smart contract cosa sono? Sono dei programmi che appunto possono eseguire delle nuove funzionalità. Questi smart contract quindi permettono alla blockchain di passare da essere un mero registro decentralizzato e immutabile ad essere un vero e proprio computer decentralizzato in cui appunto queste operazioni sono ovviamente pubbliche, possono essere viste quindi da tutti gli utenti e come ho detto prima appunto sono ovviamente immutabili. Gli smart contract quindi sono dei contratti che sono diciamo automatizzati, non vi è un controllo di terze parti, quindi non vi è più la banca che certifica oppure il notaio che certifica appunto uno scambio, no? tra due diciamo parti, vi è appunto un'esecuzione automatica di queste condizioni che sono scritte a monte e ovviamente di nuovo rimarco il tema che sono immutabili e quindi sono irreversibili. La rapidità ovviamente dell'esecuzione di queste condizioni è enorme, nel senso che si tratta appunto di pochi istanti e questi dati ovviamente sono certificati, sono conservati all'interno di questa catena di blocchi, quindi dentro la blockchain. Una delle applicazioni più interessanti degli smart contract sono gli ormai famosissimi NFT, questi non fungible token. Questi non fungible token che cosa sono? Sono dei certificati di unicità digitale, quindi permettono a qualsiasi bene digitale, che per sua natura ovviamente è diciamo copiabile e replicabile e quindi non autentificabile, permettono appunto di rendere
bene, unico e raro. E in questo modo ci sono diverse applicazioni, come ad esempio quello dell'arte, che possono permettere appunto la certificazione di un'opera digitale e quindi consentirne anche ovviamente poi il collezionismo. La grande differenza tra fungibile e non fungibile, giusto per fare un po' di ordine, è la seguente, nel senso che fungibile è qualcosa che è intercambiabile. Quindi quando io ho una moneta di 10 euro posso, appunto scambiarla con un'altra moneta, un'altra banconota da 10 euro, e appunto non vi è un problema, quindi sono due oggetti che sono fungibili, non c'è una proprietà intellettuale, no, sulla banconota. Un oggetto invece che è non fungibile, non è intercambiabile, con un altro oggetto dello stesso valore. Quindi facciamo un esempio pratico, un'opera di Dalì, per esempio, del valore di 1 milione di euro, ovviamente non è intercambiabile con un'opera di Picasso dal medesimo valore di 1 milione di euro, perché ovviamente la proprietà intellettuale è diversa. Quindi cosa succede in questo contesto? Che gli NFT appunto garantiscono la proprietà intellettuale, quindi la certificazione di un oggetto e in questo caso di un'opera d'arte. Vado, tanto se ci sono domande, interrompetemi pure, se è tutto chiaro. Un momento. Le facciamo dopo, magari le teniamo per la fine. Grazie. Perfetto. Allora vado a presentare che cos'è Reason d'Arte. Reason d'Arte appunto è la prima galleria italiana di criptoarte, ossia di arte digitale che viene certificata e venduta tramite la tecnologia blockchain e appunto l'utilizzo di questi token non fungibili. Questo progetto nasce intorno alla fine del 2019, quando appunto ero studente di beni culturali a Genova e ho curato una mostra di due artisti digitali confrontati con delle opere del surrealismo storico. Quindi il mio obiettivo era quello di portare diciamo, le nuove generazioni ad appassionarsi al mondo dell'arte contemporanea e a capire che l'arte digitale comunque ha delle radici nelle avanguardie storiche del Novecento. Da lì cosa è successo? Mi sono chiesto ovviamente come poter diciamo, vendere queste opere d'arte digitali e ho scoperto il mondo della blockchain. Nel frattempo ho partecipato a un bando dell'Università di Genova per fare start-up in ambito umanistico-culturale. Ho vinto questo bando e ho avuto l'opportunità quindi di studiare in maniera approfondita intanto che cos'è una start-up, perché ovviamente le mie competenze erano più lato arte e non lato, diciamo, economico-manageriale. E successivamente ho studiato tutto il mondo delle piattaforme di criptoarte che ovviamente hanno luogo prettamente in America. Quindi ho cercato di analizzare queste piattaforme, le ho confrontate anche con il sistema dell'arte, diciamo, più tradizionale, vedendo appunto quali sono, diciamo, i pro e quali sono i contro. E l'obiettivo che mi sono posto è quello di creare, diciamo, una sorta di equilibrio, no, tra i tuoi mondi e quindi, diciamo, collegare tradizione e innovazione prendendo i lati positivi da appunto le due correnti. Il nostro approccio, si può definire appunto come on-life, che è un termine coniato dal filosofo e professore Luciano Floridi dell'Università di Oxford. Lui è professore di etica del digitale e ha coniato appunto questo neologismo perché nelle nostre vite ovviamente non sono più offline, ma non sono neanche prettamente online. Quindi viviamo in una specie di ecosistema ibrido, un po' come le mangrovie, infatti nel suo libro cita questo esempio, appunto l'acqua dolce, l'acqua salata, noi siamo un po' in questo contesto tra online e offline. Quindi il nostro approccio qual è? Avere un approccio offline per quanto riguarda la creazione di valore delle opere d'arte e degli artisti, quindi attraverso delle mostre fisiche, attraverso dei contenuti editoriali, attraverso un aspetto di critica d'arte che ancora manca ad oggi nel sistema della criptoarte in maniera appunto diciamo globale. E l'aspetto invece online per quanto riguarda ovviamente il marketplace e tutto l'aspetto ovviamente blockchain e dei token non fungibili. Abbiamo fondato la startup a gennaio del 2021 come società benefit, perché il nostro diciamo, approccio appunto è più lato diciamo, etico-culturale e meno diciamo, speculativo rispetto ai competitor americani.
In questi mesi abbiamo sviluppato una prima demo della piattaforma e abbiamo diciamo, organizzato e curato la prima mostra di criptoarte in Italia su 30 schermi digitali delle edicole di Milano, e sono state esposte queste tre opere che sono state poi vendute durante la prima asta di criptoarte in Italia. Andando un po' a vedere quali sono i problemi, no, del mercato dell'arte tradizionale, sono appunto un problema di mancanza di autenticità delle opere, c'è un problema legato a oltre il 50% delle opere che sono false o di errata attribuzione, c'è un problema di trasparenza e di tracciabilità per quanto riguarda il mercato, in quanto purtroppo vige ancora, diciamo, la legge un po' dell'opacità, no, nel mercato dell'arte e appunto del mercato nero. E tutto questo va a influire però sull'artista, perché l'artista nel mercato secondario, ossia quando l'opera viene rivenduta, no, da un collezionista ad un altro collezionista, se questa transazione è, diciamo, non è registrata, all'artista non spettano le royalties e quindi il diritto di seguito. Quindi questi sono i grandi problemi del mercato tradizionale. Gli NFT intervengono in questo contesto a limare questi problemi, ma nel mercato dell'arte digitale ci sono ancora delle piccole, diciamo, problematiche legate soprattutto alla modalità in cui le piattaforme stanno lavorando. Infatti non vi è una selezione degli artisti, viene consentito a, diciamo, a chiunque di poter accedere a queste piattaforme, e tutto questo ovviamente porta a un rischio frode. Molto interessante il caso di un utente che si è registrato col nome di Bansky, ha tokenizzato, quindi ha messo in vendita un'opera che ha trovato su internet e l'ha venduta a 300.000 euro. Ovviamente dopo poco tempo si è scoperto che questo non era l'artista originale, e quindi c'è stato appunto questo grande problema. E tutto questo si è, diciamo, si stanno ad implementare, quindi c'è anche un problema di frode legato appunto alla non selezione degli artisti, ma all'apertura totale di questo mercato. Inoltre, invece, lato, diciamo, più culturale, non vi è uno spirito di collezionismo tipico del, diciamo, del sistema dell'arte, in quanto i collezionisti di oggi sono crypto collectors e guardano più alla speculazione a breve termine, quindi incentivano quello che viene definito l'art flipping, no? Quindi l'acquisto di un'opera e la successiva vendita in poco tempo. Quindi c'è questo problema di speculazione, e tutto questo ovviamente porta a una grande crisi di identità, no, per tutto quello che riguarda il sistema dell'arte digitale e della criptoarte. E ovviamente c'è anche un altro problema legato alla fruizione di queste opere, in quanto, visto che i collezionisti non sono, diciamo, alcuni dei collezionisti, ovviamente non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, però alcuni di questi crypto collectors sono più interessati al token, quindi all'asset digitale più che all'opera d'arte, diciamo, il problema della fruizione è stato posto in secondo piano. Quindi quello che vogliamo fare noi è appunto avere un approccio on life, come dicevo prima, garantire una selezione dei migliori artisti digitali italiani ed internazionali, ovviamente, garantendo il 100% dell'autenticità di queste opere d'arte e garantendo agli artisti ovviamente le royalties nel mercato secondario. Quello che vogliamo fare è anche portare una generazione del valore tipica, come dicevo prima, del sistema dell'arte, diciamo, più tradizionale, quindi legato appunto ad esposizioni fisiche e a contenuti, diciamo, di critica d'arte, e tutto questo vorremmo che appunto diventasse un qualcosa che possa identificare, no, queste opere d'arte secondo un principio, diciamo, anche di filantropia, di mecenatismo tipico del sistema dell'arte tradizionale. E ovviamente stiamo anche valutando diverse, diciamo, partnership con aziende per diciamo, collegare queste opere d'arte e quindi il wallet, dove poi queste vengono collezionate, con degli schermi digitali, delle smart TV, dove poter poi, diciamo, fruire di queste opere d'arte digitali da parte del collezionista. Andando un pochino più sui numeri, è interessante notare come il mercato dell'arte tradizionale si attesti più o meno intorno ai 65 miliardi, no, di dollari annui. Ovviamente nel 2020 tutto questo ha avuto una ricaduta, in quanto non c'è stata la possibilità di presenziare fisicamente a mostre, a fiere, a gallerie, e tutto questo ovviamente ha inficiato sul mercato dell'arte tradizionale. In parallelo però cosa è successo? Che il mondo degli NFT è letteralmente esploso, arrivando
a valere soltanto nel 2021, che non è ancora finito ovviamente, 5 miliardi soltanto lato ovviamente arte, perché ovviamente gli NFT poi possono essere applicati a qualsiasi altro ambito, quindi penso allo sport, penso alla moda, penso alla musica, cioè sta rivoluzionando ovviamente tutte le industrie culturali e creative, quindi non soltanto il mondo della visual art. Interessante notare come il 50% degli high net worth, quindi diciamo i collezionisti più attivi nel mercato diciamo tradizionale, sono interessati a comprare opere d'arte digitali, e il 50% di questi fa parte della generazione X, quindi la generazione che è più attiva nel mercato dell'arte. Il nostro target di collezionisti fa parte appunto degli high net worth, quindi interessati a un aspetto diciamo più filantropico dell'acquisto di opere d'arte, a investitori di valore che guardano a lungo termine e quindi non a breve termine, e ovviamente a tutto quel mondo di cripto entusiasti, quindi che guardano appunto questo mondo con un approccio diciamo più anche più tradizionale, anche se usano diciamo monete cripto. Il nostro fattore differenziale in tutto questo è anche la possibilità di acquistare queste opere non soltanto con appunto avendo la disponibilità di criptovalute, ma anche attraverso valuta fiat, quindi attraverso appunto euro, dollari e diciamo sterline e quant'altro, quindi attraverso appunto un acquisto con una carta di credito o un bonifico bancario, quindi per abbattere questo muro legato appunto ad avere tutto in ambito cripto. Rispetto appunto ai competitor, noi ci definiamo una galleria diciamo curata come le gallerie tradizionali, quindi tutto quell'aspetto appunto di curatela legata all'evoluzione degli artisti e ovviamente poi delle opere d'arte. Ci definiamo appunto a metà tra offline e online, mentre invece le altre piattaforme di criptoarte in questo momento, prettamente di nuovo americane, hanno un approccio diciamo meno legato alla curatela degli artisti e più legato diciamo a un aspetto più diciamo speculativo e ad un approccio diciamo in cui non, come prendo il caso ad esempio di OpenSea, è diciamo la galleria è aperta a chiunque, quindi è un processo ovviamente stile marketplace, diciamo stile un Amazon di turno, diciamo, quindi non c'è quell'aspetto appunto di galleria d'arte. Quello che noi siamo quindi è una galleria, un marketplace dove andiamo a unire che cosa? Il mercato primario delle gallerie d'arte classiche, quindi la vendita dall'artista al primo collezionista, e tutto quel business model invece legato alle case d'asta, quindi quando la vendita viene definita appunto nel mercato secondario, quindi quando l'opera viene venduta dal primo collezionista al secondo e poi via dicendo. Quindi il mondo della criptoarte lega questi due business model tipici del sistema tradizionale e li lega in un'unica piattaforma, in quanto l'opera d'arte rimane sulla nostra piattaforma, ovviamente cambiando diciamo, il possessore del token. E questa è un'innovazione veramente incredibile se ci pensiamo, e che cambia ovviamente tutto il mercato dell'arte e tutti quegli stakeholder che finora appunto erano, diciamo, avevano diciamo tutto in mano, ecco. Inoltre stiamo sviluppando una DAO. Che cos'è una DAO? Una DAO è un'organizzazione autonoma decentralizzata che è basata appunto sugli smart contract, quindi questi contratti intelligenti, e le DAO vengono diciamo definite come in maniera molto generale come i social del futuro, in quanto gli utenti possono partecipare in maniera attiva all'interno di queste community e possono essere remunerati attraverso la loro partecipazione attiva e attraverso i loro contenuti di qualità. Quindi vengono remunerati diciamo con dei punti, vengono chiamati appunto con dei token, che vengono chiamati dei social token, e che appunto premiano appunto l'attività di questi utenti, e questi social token possono essere utilizzati per avere dei premi, per riscattare diciamo dei premi, sia in maniera online sia in maniera offline. Andando un pochino più su revenue model, noi ci poniamo a metà tra le piattaforme di criptoarte, che trattengono un 15% nel mercato primario,
e le gallerie invece diciamo più tradizionali che come sappiamo trattengono più o meno un 50%, quindi noi tratteniamo un 25% nel mercato primario e nel mercato secondario invece un 3%, garantendo sempre all'artista il 10% nelle future rivendite. Cosa stiamo facendo in questo momento? Abbiamo ampliato il team, siamo quasi una dozzina di persone, stiamo lavorando per implementare tutto l'aspetto tech, che è ovviamente l'aspetto più diciamo delicato della faccenda. A dicembre avremo una piattaforma performante, a gennaio avremo diciamo le prime mostre, le prime diciamo eventi fisici, e da maggio 2022 avere appunto questa diciamo prima versione della DAO, di questa organizzazione autonoma decentralizzata. Andando un po' a concludere, queste sono tre frasi che ci definiscono secondo me molto molto bene. Appunto siamo una vera galleria di criptoarte, quindi non diciamo un marketplace. Vogliamo diventare un vero e proprio movimento artistico, perché la base di tutto quello che è Reason d'Arte vuole essere un primo modo di cambiare il modo in cui viene percepita l'arte digitale, e soprattutto in cui viene percepito, soprattutto in Italia, abbattere il digital divide, no? Quindi capire i pro e i contro dell'utilizzo del digitale, perché ovviamente, come sappiamo, sta facendo parte delle nostre vite e lo sarà sempre di più. Quindi soprattutto per le nuove generazioni credo che sia fondamentale costruire un futuro in cui siamo consapevoli della strada che stiamo percorrendo, e ovviamente l'arte e la cultura hanno un ruolo primario in tutto questo. Pensiamo, facendo un esempio abbastanza anche banale forse, però a 100 anni fa, nel 1910, esce il manifesto del futurismo. Diciamo i due elementi principali sono l'azione ad andare in guerra e appunto un fermento diciamo contro il genere femminile. 4 anni dopo, prima guerra mondiale, 20 anni dopo, questo manifesto e questo movimento artistico ha cambiato ovviamente, no? La mentalità dei ventenni di quel tempo, e i quarantenni poi del 30 hanno fatto quello che ovviamente sappiamo. Questo è un esempio molto banale, molto generale, che va preso con le pinze, me ne rendo conto, però qual è il punto? Il punto è che attraverso l'arte e la cultura si può veramente creare, no, un cambiamento di mentalità e di approccio alla vita, soprattutto nelle generazioni nostre, quindi quelle che poi avranno la possibilità di governare e di capire dove andare a parare. In ultimo, analisi, noi siamo stati definiti come appunto quel tocco diciamo italo-europeo che ancora manca nel mercato della criptoarte, in quanto tutte le altre piattaforme sono appunto in America. Abbiamo chiuso un round da 310.000 euro in quest'ultimo mese con El Venture, che è un gruppo di un fondo di investimenti di Roma, e con Rosario Bifulco, che tra le altre cose è il presidente di Finarte, che è una delle case d'asta più importanti in Italia. Io appunto sono il CEO e il founder, il CFO e il co-founder Andrea Marek, laureato in economia alla Bocconi e alla Keio di Tokyo, poi il CTO Maxim Gaina, che è laureato appunto in computer science all'Università di Bologna e lavora con blockchain da oltre 8 anni su progetti NFT e DeFi, e il CGO, quindi diciamo l'esperto diciamo più lato marketing, è Andrea Salomone, che ha studiato in America all'Università all'Ave Maria University. Questi sono alcuni dei nostri partner, tra cui vorrei citare sicuramente il MIT, il Centro di Cultura Digitale di Milano, la cui presentessa è Maria Grazia Mattei, che è una delle più importanti esperte di culture digitali e di arte digitale da oltre 40 anni a questa parte, quindi ha visto tutta l'evoluzione dagli anni 70 ad oggi. E ci sono anche diciamo due studi legali che ci stanno supportando, uno lato diciamo blockchain, Pisellian Partner, e uno lato invece più prettamente legato al mondo dell'arte, che è Pavesi Associati with Negri Clementi. Quindi vi ringrazio e spero di non essere stato, spero che sia stato utile, ecco, questa presentazione.
Grazie infinite Giulio Bozzo per averci aperto un mondo, una nuova visione dell'arte e tutte le problematiche che questa nuova concezione dell'arte digitale implica. Penso che non mancheranno le domande che rimandiamo a dopo, ma insomma mi preme ringraziarlo per i tanti spunti che ci ha dato e è partito con un ragionamento molto tecnico e poi ci ha permesso di entrare un po' di più nella problematica che si sono posti i fondatori di Reason Art, cioè come diciamo dare credibilità o meglio certificare l'autografia di un'opera che circola solo in maniera dematerializzata e può diventare un po' quello che vogliamo. Quindi penso che non mancheranno gli spunti di riflessione sulla dinamica tra online e offline, cioè il momento della creazione, il momento della riflessione sull'arte e la materialità dell'opera. Quindi ora passerei la parola a Simona Amelotti, che ha un percorso molto ricco e variegato. Ha cominciato a lavorare nella comunicazione e più di recente invece si dedica alla curatela dell'arte contemporanea con esperienze di ampio respiro internazionale. Allora posso citare la sua collaborazione con curatoriale con il Macro, Museo Macro di Roma e recentissimamente in tempi di Covid la curatela del Festival Iper, di cui ci parlerà, un festival a metà tra la presenza fisica e la distanza, che è stato organizzato in parallelo a Parigi e a Roma. Ancora più di recente, quest'estate, Simona Melotti si è occupata di avviare un'importante collaborazione internazionale a Kinshasa, in Congo, permettere agli artisti congolesi di partecipare ad un festival europeo. Ci parlerà meglio di tutte queste esperienze molto ricche e soprattutto delle questioni che si sta ponendo tra appunto la fisicità dell'opera, la materialità dell'opera e la possibilità di diffondere questo linguaggio attraverso i mezzi che sono quelli del digitale di oggi. Vediamo che cosa, come risolve la questione. In realtà ci poniamo un sacco di questioni. Buongiorno, sono Simona Melotti, come anticipato mi sono occupata di un festival che si chiama Figital, come manifestazione, che è esattamente quello che stiamo facendo adesso, cioè siamo qui fisicamente, sono là attraverso il web, quindi abbiamo un'utilizzazione di media che ci aiutano a ravvicinare le distanze e a confrontarci. A questo punto dobbiamo chiarire che la cosa ottimale è che parliamo la stessa lingua, per esempio, e non 70 lingue diverse, cosa che succede invece sul pianeta, quindi bisognerà poi andare poi a vedere quali sono gli aspetti umani e degli umani. Io qui come apertura vi ho fatto un parallelo tra due cose che fondamentalmente non c'entrano niente. Questo è un quadro alla mia destra, questo è un quadro del 1915, si chiama Quadrato nero su fondo bianco, e di lato abbiamo una cosa che adesso abbiamo in tasca tutti quanti, che è un codice QR code, quick responsive. Formalmente possiamo dire sono due quadrati, di cui uno è costituito da molti quadrati, micro quadratini frammentati all'interno, ok?
E questa roba qua è un codice, cioè un linguaggio. Quando vi parlavo del Iperfestival, se andiamo a vedere questa a pagina 3, io purtroppo devo dare delle istruzioni. Allora, questa è l'immagine dell'Iperfestival e che cosa è successo? In tempi di Covid, il direttore del macro asilo cominciato a ragionare su un nuovo museo che si aprirà a Roma, che si chiama RIF, che è la parte centrale della parola periferia. Ora, le periferiche sappiamo anche che esistono nei computer, soprattutto nei Windows, ok? Per cui la parola periferia designa una cosa che sta all'esterno di un centro. E questa condizione, per esempio nelle città, quelle che viviamo noi in questo momento, comportano comunque una designazione degli umani, cioè quelli che stanno in periferia. Quando ha cominciato a ragionare su questo museo che sorgerà a Tor della Monaca a Roma, quindi fuori dal raccordo anulare, è veramente in periferia, ci auguriamo si aprirà nel 2023 o 2024, non aveva nessuna intenzione di aspettare la fine del Covid e di restare con le mani in mano, per cui si è inventato un festival che si chiama appunto Iperfestival e mi ha chiesto di partecipare parlando della periferia di Parigi. Ovviamente io mi sono riferita a quella che è il Gran Paris, cioè l'allargamento che in questo momento sta succedendo a Parigi, che ingloberà tutte le banlieue. E in ragione di questo ho anche parlato delle persone, degli artisti che hanno delle visioni periferiche, dei concetti periferici. Per tornare al nostro quadratone nero e quadratone pixelato, perché li metto insieme? Perché il quadro di Casimir Malevich rappresenta uno dei quadri più importanti del Novecento. È l'inizio di una corrente artistica che si chiama suprematismo ed è quella che è la corrente artistica che mette in primo piano le emozioni umane al di là del formale, al di là della raffigurazione, al di là dell'oggetto, al di là della figura. Quindi è un avanzamento intellettuale in un periodo dove, tra l'altro, in Italia, come giustamente citava il dottor Bozzo, avevamo un fenomeno simile che si chiama futurismo, che è il progresso. Quell'epoca, il 1915, era un periodo decisamente molto fertile. Abbiamo a novembre la presentazione di Einstein della legge della relatività e nel contempo, sempre nel 1915, avevamo un certo signor Sigmund Freud che introduceva la psicanalisi e il valore dell'inconscio, quindi valori umani. C'è un'altra cosa che ci differenzia, che bene o male ci mette di fianco all'altro quadratone, e cioè la tecnologia. In quello stesso periodo, nel 1915, avevamo una rivoluzione industriale in atto, che è quella di cui stiamo discutendo ancora oggi. Ne parleremo nel dettaglio. Significa che cosa? Mentre parliamo di Einstein, che parla di spazio fisico a quattro dimensioni, quindi consideriamo anche il tempo e tutta la relatività concernente il nostro reale, e l'inconscio, eccetera, eccetera, abbiamo da una parte invece la corsa al progresso e alla speculazione. Abbiamo abbiamo quindi una corsa al progresso fatta della meccanica, quindi da un aspetto tecnologico. Lo sappiamo, nell'evoluzione umana, la tecne è quella che condiziona la nostra esistenza, da sempre, dalla ruota al fuoco, tutti i media che abbiamo usato, tutti i mezzi, tutte le rivoluzioni, diciamo, tecnologiche, che si contrappone al pensiero aristotelico della pratica, tutto quello che è tecno ci condiziona. E la rivoluzione industriale del 1900 è stata
fondamentale in tutte queste attività, ha portato addirittura ad una guerra, come giustamente ricordavamo, una prima guerra mondiale e una seconda guerra mondiale. E in questa guerra, per esempio, abbiamo avuto delle ingerenze politiche pesantissime, per esempio nel caso di Malevich. La slide, se si dà, s'il vous plaît. Questo è un autoritratto del signor Malevich, quello del quadrato nero su fondo bianco, che è stato obbligato dai bolscevichi dopo la rivoluzione di ottobre del 1917 a fare ritorno al figurativo. Cioè, uno che ha fatto un quadrato nero su fondo bianco è stato costretto a fare ritorno al figurativo. E lui si dipinge così, in una maniera preraffaellita, in una maniera manierista, un ritratto di se stesso come Cosimo de' Medici, ok? E quindi andiamo a discutere di che cosa è fatta l'arte. Che cos'è l'arte? Di che cosa è fatta? Allora, a grandi linee, come assetti, abbiamo tre logiche. Una è le forme, i colori, i materiali, la luce, il lavoro con la luce, quindi parliamo di frequenze elettromagnetiche e percezioni umane. Da una parte c'è l'ambiente sociale e politico dove l'artista vive, cioè la realtà, quindi le condizioni in cui vive l'artista, e l'artista se medesimo, cioè la sua sensibilità, la sua cultura, la sua soggettività e la tecnica che usa. Quando parliamo di tecnica, qua abbiamo visto, cioè, siamo in questo periodo qua meraviglioso con Einstein, e che grande avanzamento, i futuristi, il progresso, eccetera, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e questo signore va di nuovo, non so perché qua, i bolscevichi in Russia e le prime locomotive, le conquiste del ridurre le distanze attraverso le macchine. La ferrovia è quella che fondamentalmente ha costituito l'Italia. Cavour ha costruito non so quanti chilometri di ferrovie in Italia nel giro di 5 anni, e questo ha riunito il paese. Fino ad allora noi avevamo nell'arte un concetto, diciamo, nell'arte occidentale è stata dal Rinascimento fino al XIX secolo segnata da una logica che si chiama prospettiva, che è quella che ci dava l'illusione di una realtà visibile. Parliamo dell'espressione dell'artista in considerazione dello spazio. Dalla fine del XIX secolo in poi, gli artisti sentirono il bisogno di creare una nuova arte che comprendesse anche la tecnologia, di cui stiamo parlando, delle scienze e della filosofia. Mettiamo la psicanalisi dentro sotto il cappello filosofia. L'astrattismo nasce dalla scelta degli artisti di liberarsi da questa rappresentazione della realtà ed esaltare i propri sentimenti. Ma a questo punto gli artisti, tutte le arti mescolate, costituiscono un'altra forma di dialogo, tipo Kandinsky con la musica e altre attività. Quando arriviamo alla tecnologia, parliamo anche di media. Ecco, questo è un bellissimo quadro di Kandinsky che le mie studentesse riconosceranno. Allora, parliamo di media. Allora, gli esseri umani parlano perché hanno la lingua in bocca, possiamo dire primo media, e poi nei secoli si sono sviluppati nuove forme di comunicazione. Abbiamo un elemento in più nella storia dell'arte, la nascita della fotografia e il cinema, che riproducono quello che l'artista faceva con la prospettiva, e cioè la realtà, solo che questa volta è una frequenza elettromagnetica su un supporto gelatinoso impressionabile, che si sviluppa ed è una fissazione, un figé, uno stop della realtà che si vede attraverso un obiettivo. Nascono altri media naturalmente, quindi fino adesso abbiamo parlato di tre cose, insomma, se avete notato abbiamo tre parole fondamentali: uno è la tecnologia e ci concerne, i media e ci concernono, e il lavoro. Perché se vi ricordo, per esempio, che nei confronti della fotografia gli impressionisti si posero il problema di fare delle dimostrazioni sulla forza lavoro, cioè di nuovo l'importanza dell'uomo che lavora e fa delle pitture. E a differenza con la fotografia, qual è il valore? E qua cominciamo a parlare di valori, valori della pittura, valori di mercato, valori di cosa vale di più. La fotografia ancora oggi ha dei problemi a essere valutata.
Allora, i media, siamo partiti da, per esempio, la radio, che riusciva, telegrafo, che tra l'altro è partito proprio da Parigi, la televisione, che ha condizionato le nostre vite fino all'arrivo di internet. Questa, tanto è divertente questa foto, perché è la foto della prima trasmissione televisiva. Guardate il faccione lì, lo rivedremo tra poco. È praticamente nata una star che non è interattiva come internet, ma che era nelle case di tutti e che ha condizionato la nostra vita, la politica, l'economia, la finanza, le relazioni, l'entertainment, il divertimento, ok, per diciamo 50 anni. Questo è il primo computer, era grosso quanto una stanza, nel 1846 a Filadelfia, ed è una macchina di 50 tonnellate. Ora, tutta questa roba qui è qua dentro. Uno smartphone. C'era stato un esempio precedente, questa macchina qua, che è un calcolatore meccanico però, non è elettronico, è meccanico. Serviva nel 150-100 a.C. a calcolare la posizione degli astri. Che all'epoca si navigava, si viaggiava a cavallo, per cui non c'erano le stazioni, non c'era il metro, avevano bisogno di calcolare le rotte e questo era un calcolatore, però questo è un divertismo tra noi. Quando arriva la smaterializzazione del digitale nell'arte? Nel 1900, questo con questo signore qua, che si chiama, nel 1950 credo sia, si chiama Ben Lapowski, che è un matematico, diciamo è la prima manifestazione di digital art, che è arte digitale, quindi diciamo con un programmatore, con quella macchinona che abbiamo visto prima, e praticamente usa un oscilloscopio che è uno strumento tecnico, lui è un matematico, non è un creativo, però c'ha delle velleità matematiche, e piazza questo oscilloscopio in un ambiente che è un tubo catodico e a seconda di un piccolo algoritmo che mette nel programmatore fa muovere questo oscilloscopio, l'oscilloscopio cambia le frequenze e sul video appare questo. Appaiono delle onde elettromagnetiche in movimento, non stabili, ed è il primo esempio di arte digitale, possiamo dire, attraverso un calcolatore. Quindi è una funzione matematica scritta da un uomo, riportata su una macchina che comunica con un oscillogramma e ci dà una interpretazione astratta. Quindi, la digital art, per esempio, poi si esprime nell'arte frattale. Questa è una delle immagini più famose del 1985. Il frattale, non so a dirvi che cos'è un frattale, immagino che lo sappiate, l'arte frattale è un genere di computer art e arte digitale che fa parte dei new media art e della bellezza della matematica che si trova l'incrocio tra arte generativa e arte e computer art. Si combina quindi un'arte astratta si è sviluppata per lo più a metà degli anni Ottanta. L'opera più famosa è questa qui perché è la copertina di una meravigliosa rivista scientifica che si chiama Scientific America, ma noi l'avevamo già prima, cioè l'avevamo già scoperta prima, la vediamo qui, l'arte frattale, nei vecchi cattedrali, in Notre Dame, di Chartres, alla Chapelle, in tutte le chiese gotiche, in tutti i vetrai del Medioevo. È una considerazione degli umani fare questo tipo di elaborazione artistica. Questa che vedete qua è un'opera d'arte. Praticamente nell'arte, questo fenomeno, questo Edmond Bellamy, ha sconvolto il mercato dell'arte nel 2018 perché è stato messo all'asta il ritratto, eccolo qua, il ritratto di Edmond Bellamy, che è stato battuto all'asta per $432.500, anche se erano stati chiesti $7 milioni,
ed è un'opera interamente creata dall'intelligenza artificiale, con un algoritmo che è quello che abbiamo visto prima, una traccia, è stata creata in realtà da un collettivo di geek che hanno deciso di dare in pasto a un algoritmo qualcosa come 15.000 ritratti presi da online WikiArt tra il XIV secolo e il XIX secolo, e il computer ha fatto questo, quindi è una persona che non esiste. Però non so se notate, adesso io lo trovo divertente, però c'ha più o meno la stessa faccia della prima trasmissione televisiva. Non sembra la stessa persona. Secondo me l'algoritmo da solo si è detto, ma facciamolo come questo qua. Se lo sono bevuto sulla televisione, se lo berranno anche sull'arte digitale, non lo so. Ho come questa impressione. Allora, esistono due tecnologie per fare arte digitale, due approcci diversi di intelligenza artificiale. Quello completamente gestito dalle macchine, che è rappresentato da una sigla che si chiama GAN, GAN, e quello a supporto dell'artista rappresentato da un'altra sigla che si chiama CNN, come la stazione televisiva, che vuol dire in realtà Convolutional Neural Network, che ha sempre bisogno di algoritmi e immagini di addestramento, ma i cui risultati sono molto gestibili perché a monte c'è un omino, un signore, chiamiamolo artista, che decide dove portare l'algoritmo e quindi il risultato finale. Oggi le macchine moderne, questo qua è un esempio di GAN, vedete, questa è la macchina, è una macchina che fa da solo delle opere. Colora bene, devo dire. A partire da un algoritmo. A partire da un algoritmo, sì, in realtà lui prende tutta una serie di algoritmi, di immagini, di cose, ma per conto suo. È l'intelligenza artificiale che fa questa ricerca e produce un'espressione visiva, un'icona, prendendo quello che ha visto dal passato, quindi stiamo parlando di tutta la storia dell'arte, e viene fuori questa cosa qua. Oggi le macchine sono dei robot giganteschi, vengono utilizzati anche nella land art e fanno delle cose meravigliose e offrono tutti i modi per generare immagini che possono essere stampate, incorniciate, visualizzate, vendute, dalla fotografia digitale all'intelligenza artificiale. Recentemente la moda va più verso il GAN, cioè c'è un omino che decide come dirottare l'algoritmo, quello del ritratto di Edmond Bellamy, perché forse gli umani hanno intenzione di difendersi, probabilmente. Il confronto è a questo punto non solo tecnologico ma anche filosofico. È arte quella prodotta dall'intelligenza artificiale, quella generata direttamente dalle macchine, possiamo chiamarla arte, e anche quella che coadiuvata tra artista e intelligenza artificiale. Secondo i nostri parametri umani, possiamo chiamarla arte? Questa è una delle cose che è una delle questioni che vorrei che dibattessimo a breve. Adesso vi parlo di un'altra cosa, come il digitale si è materializzato nella nostra vita. Questo è un esempio, il tondo Doni, di un certo signore molto famoso che si chiama Michelangelo Buonarroti, uno dei maestri del Rinascimento, una dei fiori all'occhiello della nostra cultura italiana, dipinto tra il 1506 e il 1507. Il Tondo Doni è appeso agli Uffizi, è gratuitamente visibile nel museo e disponibile a tutti. Nel 2018, mi sembra, sì, esatto, è stata venduta una versione digitale, che vuol dire è una copia stampata laser a 5.000 colori, bellissima, ok, che è stata venduta all'asta. È stata realizzata attraverso un brevetto, ripeto, per essere ben chiara, Michelangelo Buonarroti è stato messo sotto un brevetto, la stampa di un Michelangelo Buonarroti è stata una copia conforme, quindi è stato messo sotto un brevetto esclusivo che si chiama DAV, D-A-W, che vuol dire Digital Artwork, e l'opera di Michelangelo è la prima al mondo resa unica grazie a un sistema crittografico brevettato che impedisce la manomissione e la copia.
E questo viene certificato da quello che il nostro corrispondente milanese, dottor Bozzo, ci ha raccontato, che è quello della NFT, Not Fungible Token, che ne certifica la proprietà e le transazioni, se vuole essere venduta o meno. In ogni caso, questa opera, copia conforme di un Michelangelo del Rinascimento, è stata venduta, e vi ricordo che è un'opera inestimabile l'originale, a 70.000 euro, probabilmente a un collezionista romano, ed è stata autenticata dalla blockchain e protetta da questo brevetto. Quindi abbiamo delle cose strane, no? Praticamente questa potrebbe essere anche una soluzione per i musei italiani, per trasferire l'immagine del patrimonio artistico italiano, francese, eccetera, in digitale e lucchettarlo con una blockchain o un NFT. E potrebbe essere una delle vie imboccate dai musei per raccogliere dei fondi. Abbiamo visitato la Fondazione Pinot, abbiamo parlato della privatizzazione della cultura. Sono delle operazioni che abbiamo, di cui noi tutti ne gioiamo pagando il giusto biglietto, però uno Stato non si può permettere di fare una roba del genere. Quindi abbiamo bisogno di fondi, non ci sono investimenti sulla cultura, oppure non ce ne sono abbastanza. Allora, ci sono poi delle altre delle cose, perché è un'altra considerazione, chissà se poi a un certo punto si creerà un mercato delle copie uniche digitali, che sembra un ossimoro. È un ossimoro, no? Copie uniche digitali. È come un vero finto chiodo, non so. Poi, altre cose che riguardano tra digitale, eccetera. Questo è l'originale del Fondadoni. Naturalmente la copia è stata stampata, compresa la cornice. Il concetto di copia unica viene a cadere. Cioè. Esatto, esatto. Quindi un po' ne parleremo, però insomma immagino che questo possa essere... Vi parlo delle mostre digitali immersive, perché se ne parla tanto di mostre digitali immersive, adesso io voglio discutere con voi, dopo e anche con i nostri amici di Milano. Che cosa vuol dire entrare in un quadro di Caravaggio o di Van Gogh? Qua ne abbiamo. Questo è un esempio della mostra di Milano, dove praticamente l'utente, io, mia nonna e mio nipotino, siamo entrati dentro alla testa della Medusa per vederla molto grande. La tecnologia ci ha permesso di avere una, come dire, una magnificazione del quadro, come se noi fossimo piccolissimi e potessimo entrare dentro al quadro di Caravaggio. Bello, per carità, molto bello. Ma poi alla fine che cosa ho capito io di Caravaggio? Soprattutto mia nonna cosa ha capito di Caravaggio? E mio nipotino ha visto che ci sono tanti serpentoni grandi e che il tipo disegnava molto bene. E poi non solo, la curatela della mostra era abbastanza interessante, perché si è, come dire, concentrata sulla spettacolarizzazione dell'assassino, cioè la persona. Caravaggio, che era un pantello, non c'era nessuna spiegazione pittorica, facevano vedere con le luci blu cosa c'era dietro la pittura, cioè Caravaggio ha disegnato così e poi l'ha dipinto così il braccio. Che importanza ha? Mi chiedo. Ci siamo chiesti visitando la mostra. Idem per esempio con Van Gogh, o con Monet, questo è Monet? O il Van Gogh che è subito dopo, questo qua è Van Gogh, sì. Allora, quando, poi tra l'altro, non so se osservate, che il quadro viene replicato smontandolo e, come dire, allungandolo nello spazio. Cosa vuol dire? È un Van Gogh? Che senso ha? È spettacolare, quindi abbiamo un altro rischio, secondo me, che dobbiamo considerare, che è la spettacolarizzazione, la ludicità dell'arte. Che dobbiamo considerare. L'arte non è una roba per divertirsi. C'è un uomo che normalmente fa delle cose, che ha dei sentimenti, il nostro Malevich. Quindi ci sono queste considerazioni che, per esempio, questa qua è una fotografia che viene passata attraverso un filtro, non Instagram, un'altra roba, un programma che traduce tutte le fotografie come Van Gogh. E chi se ne frega, cioè non so come dire,
no? Se non ci fosse stato Van Gogh non avremmo il filtro. Cosa fa la macchina allora? Queste sono alcune delle questioni che vorrei, come dire, discutere, e vorrei rilanciare un concetto vecchio come il mondo del signor McLuhan. Marshall McLuhan, che è stato un filosofo e sociologo canadese e un teorico della comunicazione, negli anni 60 ha anticipato il dibattito della comunicazione ai tempi di internet. All'epoca c'era solo la radio e la televisione che abbiamo visto prima, quei catafalchi che abbiamo visto nelle case degli anni 50, 60. Ha, come dire, anticipato i social network, ponendo l'accento sull'importanza del mezzo di comunicazione più che del messaggio, perché the medium is the message, ovvero è il mezzo stesso di comunicazione in sé la comunicazione, assume maggiore importanza rispetto al contenuto del messaggio. Sembra complicato, però imparare a cosa vuol dire fondamentalmente? Imparare a comunicare è ben differente dal parlare per dire qualcosa. Bisogna conoscere il media. Bisogna sapere che cos'è il mezzo, che tipo di media, quindi di mezzo di comunicazione usiamo. All'epoca di McLuhan appunto c'erano le radio, però diciamo che possiamo dire, basti pensare ai social network come Facebook, che utilizziamo tutti, si riempiono quotidianamente di messaggi, informazioni e robe assolutamente inutili, quando non sono dannosi, quando non sono pericolosi, ma che vengono formulati perché l'essenza stessa di Facebook è essere condivisibile. Quindi manca probabilmente tutta quella parte di educazione, che è quella della cultura e dell'arte, per poter evolverci da un sistema, quello dell'industria, quella della speculazione, dello sfruttamento, e soprattutto di non usare questi social media come una televisione privata. Diventiamo tutti dei leoni da tastiera, dei grandi Savonarola, capito? Ognuno dietro a uno schermo spariamo cose, lo vediamo in questi giorni con la storia della polemica del Covid, no? Vaccino, non vaccino, chi è il Vax, no Vax, PQR, cioè, insomma. Vediamo una dimostrazione pratica del media e il messaggio, la copertina dello stesso libro di Marshall McLuhan. Osservatela bene, perché scrive questo libro e incredibilmente nel titolo c'è un errore e nessuno se ne accorge. Il titolo dice il media è il massaggio. È uscito così. Nessuno se ne accorge, quindi è il media che è più importante e non il messaggio. Lui ci ha giocato sopra, devo dire brillantemente, perché ha giocato su un gioco di parole, dice, è stato volontario questo refuso, si chiama refuso in tipografia, perché è il messaggio inteso come mess age, quindi la società del caos, la realtà del caos, oppure massage come mass age, quindi età delle masse. In conclusione, imparare a comunicare è ben differente che parlare per dire qualcosa, e soprattutto bisogna saper usare bene questi media. È una faccenda che riguarda noi come prodotti a questo punto. Perché i social network sono gratuiti? Perché noi siamo il prodotto. Automaticamente ognuno di noi diventa un prodotto, e abbiamo adesso anche il nostro bavo codice. Chi è che potrebbe essere un problema o un'opportunità? Come togli un problema, questa cosa potrebbe essere anche un'opportunità. Ma questa faccenda è una discussione essenzialmente umana, non possiamo pretendere che le macchine lo facciano. Quindi torniamo al nostro QR code che abbiamo in tasca. Questo qui. Come è nato? Il codice a barre, questo qua, è bidimensionale, nasce dal codice EAN, che è quello che trovate sui prodotti, il codice a barre che... Voilà, trovate sui prodotti industriali. Questo è un media che viene usato nel commercio per velocizzare le operazioni di incasso, stoccaggio, distribuzione delle merci
soprattutto in un mondo globalizzato e che permette di ottenere una serie di informazioni attraverso la scansione con uno smartphone. Oggi lo smartphone ce l'abbiamo tutti in tasca, nonostante il costo elevato e la tecnologia sofisticata ha raggiunto una diffusione tale che i prezzi sono più o meno alla portata di tutti. Ma il QR code può essere letto al contrario, a distanza o passando vicino a qualsiasi recettore predisposto. Come abbiamo visto, permette di comunicare, permette di trasferire dati, permette di passare dalla carta, quindi materiale, al web immateriale, attraverso uno strumento piuttosto facile, che è un telefono, che è sempre con noi. Il telefono di per sé è diventato oggi tutto, il passaporto, il pass sanitario, la carta di credito, è tutto smaterializzato, come discutevamo prima, anche il denaro, le banche, la finanza, il medico, l'avvocato, la legge. Ci chiediamo, sarà il turno della politica? Sono argomenti che esulano dall'economia di questo discorso stamattina, però discutiamo anche di tecnologie invasive nel corpo umano, grandi tecnologie, per carità, tecnologie mediche, impianti nel corpo umano, ma la questione fondamentale è che stiamo applicando una modalità di pensiero, quella che conosciamo, quella che pratichiamo da quasi due secoli e che ha distribuito benessere, questo è innegabile, che è quella dell'industria, della crescita a tutti i costi e che è fondamentalmente obsoleta perché è insostenibile. Cioè, questi signori hanno sbagliato i conti. Oggi, lo vediamo, siamo in una condizione di media invasivi che devo pagare per non avere la pubblicità dentro i media, pandemie perché siamo troppi nello stesso posto, molto probabilmente, non abbiamo abbastanza cibo per tutto il pianeta, una differenza mostruosa e soprattutto un cambiamento climatico. La blockchain, non crediate che essendo un computer non produca CO2. C'è stata recentemente una cosa con Tesla a proposito delle emissioni serra dalle macchine, dai processori che gestiscono la blockchain. Quindi le macchine sono meravigliose, ci hanno liberato la catena di montaggio, possono lavorare, fare dei lavori umili e faticosi per l'umanità, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un po' di manutenzione, un po' d'olio, un po' di regolatine qua e là, parecchia energia elettrica, okay? E tutta questa massa di denaro che produce la macchina, dove va a finire? Perché io devo andare al supermercato e scansionarmi io il prodotto e pagare io con la mia carta di credito? E c'è una distribuzione, diciamo, ci sono delle considerazioni sociali da considerare rispetto a questa transizione tra il mondo industriale e il mondo digitale, che ben venga, perché in realtà vediamo anche gli artisti che cosa stanno facendo di bello comunque sulle nuove tecnologie, diciamo che è un nuovo strumento, fanno delle cose meravigliose, fanno dei ragionamenti meravigliosi, se abbiamo tempo ve ne presento un paio, però diciamo che la ricerca intima dell'essere umano rispetto alla nostra esistenza nella natura, nella nostra vita, perché la filosofia non è che finisce a un certo punto, dobbiamo solo aspettare i nuovi computer quantici. I computer quantici hanno delle modalità di calcolo che adesso i nostri computer ci mettono anni in qualche secondo. Quindi magari lì il computer, la macchina sarà davvero intelligente e potrà risolverci la vita. Ma per adesso mi pare che parliamo sempre solo di speculazione, di mercato, di soldi, di finanza, di transizioni, con un allargamento della forbice tra ricchi e poveri, paesi del primo mondo e paesi del quarto, sesto, settimo mondo, che tra l'altro sono anche molto svegli sulle tecnologie, molto più bravi di noi, devo dire, sicuramente di me. Però voglio dire, tutta questa tecnologia non è che la stiamo usando male? Questa è la mia domanda. E con questo concludo e vi ringrazio di essere qui. Grazie. Grazie Simona Melotti per queste considerazioni di fondo con cui hai voluto
voilà, sviluppare un ragionamento in risposta forse alle gli stimoli che sono arrivati dall'operazione molto interessante che sta compiendo Giulio Bozzo e la sua galleria virtuale, e mi sembra particolarmente interessante riflettere su questa dicotomia tra i tempi lunghi della creazione artistica e il tempo breve, brevissimo, necessario al mercato a far circolare l'opera. E inoltre l'altro punto, insomma, spinoso è quello della a cosa serve, cosa aggiunge, a cosa si riduce la dimensione didattica, educativa dell'arte, quella che ci dovrebbe spingere a riflettere su noi stessi. Voilà. Sì, nel momento in cui sono immerso in un'opera d'arte come la Medusa, che cosa capisco, che cosa imparo di me? Quindi ha ancora un senso ragionare su un'opera d'arte in un contesto, o tutto è decontestualizzato e questo è il nuovo contesto? Niente, io vi lascerei la parola per le domande, e se poi abbiamo tempo, Simone ha promesso di farci vedere alcune cose degli artisti che ha scoperto e che lavorano col digitale. Aggiungere sì. Le cose proprio velocemente, risposta sì. Anche no, proprio veramente in due minuti. Il primo legato alle mostre immersive. Io credo che il punto è appunto che tipo di opere vengono presentate. Se viene presentata un'opera come un Caravaggio, allora è un effetto di spettacolarizzazione, figlio, no, visto che poi voi siete in Francia, dell'effetto Bourg, no, del Pompidou, e quindi l'effetto della cultura di massa, no, di tutto quello che poi è la massificazione della cultura. Quindi io personalmente credo poco in quell'esperienza, ma credo tantissimo nelle mostre virtuali, non virtuali, mostre immersive di artisti digitali, perché è il loro obiettivo creare un'esperienza di questo tipo. Io credo che l'arte digitale vada ad unire un aspetto multidisciplinare e multisensoriale, quindi stiamo andando in un'altra ottica, in cui lo spettatore cambia un po' la sua condizione da passivo ad attivo, e credo che con il digitale e che con tutti questi strumenti come i sensori immersivi, come tutto quello che stiamo andando ad implementare, possa esserci questo cambio radicale in cui lo spettatore diventa veramente quasi come coproduttore dell'opera. E tutto questo è figlio anche di un'opera, credo che sia l'opera iconica dell'arte digitale, almeno italiana, che è l'opera Tavoli del 95 di Studio Azzurro, esposta alla Triennale di Milano, in cui appunto vi è stata la prima interazione vera di una persona all'interno di una mostra, in cui toccando questo tavolo dove c'era questo videomapping di queste scene, azionava l'attività appunto del soggetto che era rappresentato. E lì c'è tutto un tema, secondo me, di partecipazione importantissimo, e il tema ovviamente anche, no, dell'interattività con poi i supporti digitali. Non esisteva il touchscreen, ovviamente, quindi siamo nel 95, non siamo, siamo nel 2021 oggi. Quindi credo che vada declinato nella maniera corretta, quindi vada contestualizzato. Quindi questo mi faceva piacere esporre. L'altra cosa, in un minuto invece, per quanto riguarda la questione dei dati, io sono molto d'accordo, siamo dei prodotti, ovviamente, lo sappiamo, siamo in mano a 5 aziende, le big tech, non paghiamo ovviamente perché ci prendono i nostri dati, ed è qui la blockchain che interviene. La blockchain ci restituisce l'identità, ci restituisce la privacy, ci restituisce un modello che è decentralizzato e non è più centralizzato. Quindi se noi applichiamo nella maniera corretta, ovviamente la blockchain sta evolvendo, anche l'aspetto del consumo energetico nel 2008 aveva un impatto, ora ne ha tutto un altro. L'aspetto anche mediatico è molto forte in questo contesto, c'è una voglia di quasi reprimere questa nuova tecnologia, ma attraverso questo nuovo sistema che si chiama Proof of Stake, che stanno adottando tutte le blockchain a parte Bitcoin, vi è un enorme cambiamento legato all'impatto ambientale. Pensiamo a un'altra blockchain italiana, mezza italiana, che è Algorand, non ha impatto ambientale zero, cioè, quindi usa tutte energie rinnovabili, quindi bisogna fare anche ordine e non fare di tutto un erba un fascio, secondo me, nell'ottica della blockchain. Io credo veramente tantissimo nella blockchain, credo che possa rivoluzionare non soltanto, cioè l'arte è uno use case ovviamente, no?
e attraverso l'arte noi possiamo indirizzare le tecnologie, come dicevo prima. Quindi condivido l'aspetto che le stiamo utilizzando male in questo momento, ma credo molto che l'obiettivo dell'arte e della cultura sia quello di dare un indirizzo, no? E quindi proiettare il tutto verso una nuova visione del mondo attraverso l'uso del digitale, perché non possiamo prescindere da questo. Credo che sia utopico pensare che il digitale non sia parte delle nostre vite, perché è qualcosa che reputo assolutamente, cioè, sto proprio prendendo nuove generazioni. Sì, siamo d'accordo. Quindi stai proponendo una distinzione tra l'arte concepita con lo strumento digitale, che ha ragione di essere diffusa in via digitale, e diciamo il patrimonio artistico che invece viene deformato se viene diffuso in questa maniera. Però, ma come facciamo a mettere il limite? Van Gogh dove lo piazziamo? Non si piazza nell'arte digitale, secondo me, cioè, sì, ha una sua vita, una sua valorizzazione, poi può essere, diciamo, utilizzato per portare delle, secondo me anche lì bisogna fare, secondo me, una differenza tra un pubblico che è la tua arte e un pubblico che invece deve essere tramutato, deve essere portato, no, ad appassionarsi. Allora quel pubblico lì, secondo me, è giusto che vada implementata una sorta di spettacolarizzazione per portarlo poi ad appassionarsi e a capire realmente cos'è l'arte. Un pubblico invece che sa che cos'è l'arte, sa come approcciare, allora ha tutto un altro discorso. Credo molto in questo, ecco. Ok, però non so, io penso che la diffusione del sapere sia un fatto democratico e aperto a tutti. Non ci deve essere, se vogliamo anche superare questa cosa, la barriera del aprire la porta di una galleria, e per l'uomo lambda, per l'uomo X, è difficile. C'è una sorta di inadeguatezza che è la cultura. In realtà il nostro obiettivo è quello di diffonderlo di più, di diffondere di più il sapere, perché fondamentalmente questi sono strumenti che ci permettono un atteggiamento critico nei confronti della vita, e non ho bisogno di parlare con l'uomo X, molto probabilmente adottando il linguaggio della televisione, e cioè facendogli vedere uno spettacolo. Sono dei discorsi che certo richiedono molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione, però non sarebbe meglio investire di più nella cultura, nelle scuole, sui bambini, spiegare che cos'è Van Gogh e fare degli esperimenti per andare oltre, con le macchine o senza le macchine? Cioè, per me il discorso è che molto probabilmente queste meravigliose tecnologie, e quelle che arriveranno a breve, sono utilizzate secondo un parametro che è vecchio, che non funziona più, anzi che per alcuni versi è dannoso. Il Covid ci ha dimostrato che possiamo lavorare a distanza, che possiamo, cioè, quando è uscito internet mi ricordo che ho detto: favoloso, potrò lavorare da una barca a vela e vedere solo chi voglio io. Ci abbiamo messo più di 20 anni ad arrivare, e grazie a uno shock dovuto a una pandemia. Mi sembra un dato interessante da analizzare rispetto a quello che sono le possibilità delle tecnologie oggi. Forse possiamo dare la parola anche agli studenti che sono qui presenti e quelli che sono online in Italia o altrove, insomma, legati a Yulm. Voilà. E poi, se fosse possibile, forse a me piacerebbe tornare sul processo di creazione delle opere che rappresenti con la tua galleria, per capire meglio, insomma, qual è l'opportunità che il digitale rappresenta in quel caso. E forse vedere anche le opere di cui ci vorrà parlare Simone. Ma insomma, intanto spazio alle domande. Non siete timide. No, c'è chi è molto interessato al discorso della galleria digitale, no? Molto direttamente concerné.
Forza, chi vuole rompere il ghiaccio? Fatemi una domanda difficile. Io non lo so se teoricamente vedrei potete delle questioni al chat, ma non so se voi vedete il chat. Su YouTube? Oui. Forse Giulio, vedi le domande in chat, se ce ne sono? Io no, non so Paola. Cioè. Ok, forza Giulia. No, va bene, io ho una domanda per lei principalmente. L'arte digitale presuppone l'utilizzo di strumenti, per forza di un veicolo, che non sono più il semplice recarsi in una galleria, in un museo, ma presuppongono l'utilizzo di macchine. Con tutto questo, la democratizzazione dell'arte digitale è possibile e reale per tutti, perché l'accesso alle risorse, soprattutto alle risorse informatiche, non è egualitario in tutto il mondo. Come si potrebbe risolvere questa barriera? Ha sentito bene la domanda, Giulio? Sì. Allora, il mondo della criptoarte nasce nel 2017 nella community a New York, proprio per abbattere, diciamo, il principio dell'arte contemporanea di avere tutto, diciamo, in pochi centri cittadini e dare il libero spazio quindi a artisti da ogni, diciamo, provenienza. Sicuramente c'è un tema, il tema appunto che i supporti digitali sono utilizzati ovviamente da chi ha la possibilità di averli nelle proprie case, nella propria disponibilità. Ovviamente, come sappiamo, questo processo si sta sempre più velocizzando, quindi ovviamente purtroppo non viviamo in un mondo in cui hanno tutti questa disponibilità, ma per artisti diciamo emergenti che magari non gravitano, no, intorno a un circuito come può essere New York, come può essere Parigi, come può essere circuiti, diciamo, importanti, vi è la possibilità di esporre queste opere online, esporle, cioè, pensiamo a Instagram è diventata un una sorta di galleria vetrina, no? Cioè, tanti artisti noi li facciamo scouting da Instagram, perché è lì che poi si presentano al mondo. E questo sistema, diciamo, di piattaforme che rendono possibile il commercio di queste opere rende tutto un mercato molto più democratico e molto più decentralizzato, soprattutto risolvendo veramente i problemi grandi dell'opacità del mercato e garantendo agli artisti una percentuale anche nel mercato secondario, che non è sempre, diciamo, garantita. Quindi sicuramente più il processo di digitalizzazione arriverà, diciamo, anche in paesi dove non vi è questa possibilità ad oggi, più questo processo di democratizzazione sarà più intenso. Ecco. E un altro dato interessante è come vedere anche che il sistema dell'arte contemporanea si stia indirizzando verso il mondo della criptoarte, quindi c'è veramente un grande cambiamento, siamo nella fase 1. Quindi non siamo assolutamente arrivati al punto, siamo in una fase molto early, quindi il bello è quello di riuscire a declinare tutte le caratteristiche, e credo che il compito sia nostro, delle nuove generazioni, capire che tipo di sistema dell'arte, che tipo di sistema, diciamo, culturale vogliamo implementare. Quindi credo che non sia in mano a una persona tutto questo, ma sia in mano veramente alla community. Sono altre domande? Ci può far vedere qualcosa delle opere? Può tornare sulle opere, Giulio, per spiegarci meglio? Sì, magari vado sul sito che... nascono, e effettivamente il discorso delle opportunità cade bene, calza bene per l'esperienza che hai vissuto in Congo. Sì, forse festival... ci vuoi far vedere qualcosa anche tu, Simone? Del congolese, ma oui, in realtà il festival di Kinshasa, che si chiama Kinact, è un'azione diversa, non è soltanto artistica, è anche sociale, pedagogica,
ed è incentrata sulla raccolta dell'immondizia, sul recupero di materiali industriali plastici gettati per terra, che in certe città come Kinshasa raggiungono delle stratificazioni geologiche enormi, perché non c'è una campagna di riciclo, perché non c'è nessuno al servizio che abbiamo qui a Parigi o nelle città italiane di raccolta rifiuti. Quindi stiamo parlando di materialità più che mai. Esatto, okay? Lì è proprio materiale. Sì, e poi come diventa digitale? E poi nel momento in cui diventa digitale è perché gli artisti naturalmente utilizzano tutti i media materiali, tipo la plastica gettata per terra, ma anche il digitale, su manettoni, su internet, Instagram, eccetera. Ne abbiamo, ho lavorato in particolare con grande piacere con una artista, una giovane donna, che si chiama Shivai La Multiplo, che è una persona che assume i poteri di una certa località, che viaggia in tutto il mondo per farsi possedere dallo spirito, il genius loci dei posti, che trasforma suoni, rumori naturali, eccetera, come in gioielli digitali, costruendo delle maschere, che poi dona agli utenti attraverso Instagram. Ho un esempio, se volete, sì, si può... con presentazione della stessa artista. E se il primo link lo devi usare voi. Da sì. Je vous présente avec grand plaisir l'artiste Shivai La Multiplo. Elle parle français, désolé. J'ai commencé dans le corps de Shivai La Multiplo en 2022. Puis j'ai commencé la transmutation du corps lors de mes études en Europe. Je me suis transformée en Shivai Chikai à Mexico. Puis j'ai évolué en Shivai La Multiplo à Chamonix. Tout comme les diversités multiples de la la recherche classique est très évidente en constant mouvement, en perpétuelle mutation, et s'exprime à travers différents types de médiums, que ce soit de l'informatique, de la culture, de la performance culturelle, de la vidéo, du dessin, et avec ces différents types de langage que j'essaie à la fois de rassembler, de tisser, de tresser, même de lier ensemble, en fait, je crée mon propre système symbolique. Et ce que j'essaie aussi de faire, c'est d'apprendre à la raison le langage du rêve. Et en fait, ma recherche, elle se place depuis et dans le réel, mais elle ouvre aussi des brèches vers différents types de mondes que nous habitons sans forcément en avoir conscience, sans forcément vraiment savoir. Ou voilà, et aussi, ça ouvre des brèches vers l'infini des mondes possibles, en fait, qui peuvent être présent, passé, futur, ou tout à la fois. Et donc, voilà. J'ai l'honneur de présenter pour ce festival une vidéo qui s'appelle « La Sagrada » et qui est une vidéo que j'ai faite à Babaïchon en Guyane française où je suis actuellement en résidence. Donc voilà, j'espère que pendant ces 11 minutes et 11 secondes, vous allez, enfin en tout cas que cette vidéo va vous ouvrir certaines brèches pour vous faire voyager dans un des autres mondes. Voilà. Et bien, merci d'avoir pris le temps d'écouter et bon film.
Thank you.
Grazie, beh, un po' di fermi tu, merci. La beauté de la technologie, parce qu'elle avance, elle avance. Voilà, il faut virer à YouTube. Grazie per
la pazienza anche a Giulio e a tempo. Paola, che sono arrivate due domande. Sì. Una, scritto prima, hai detto che la maggior parte delle realtà simili alla tua sono negli Stati Uniti. Quali pensi siano le motivazioni? È solo una questione tecnica oppure anche culturale? E rispondo velocissimamente, è una questione legata all'aspetto, diciamo, più finanziario degli NFT. I fondatori in America sono più lato, diciamo, economico-finanziario, tra cui ci sono anche i fratelli Winklevoss, i famosi fratelli della diatriba di Facebook, e quindi, diciamo, hanno guardato a questo mondo degli NFT più lato, diciamo, speculazione e meno arte, quindi l'aspetto, diciamo, è più, diciamo, culturale. E mentre invece c'è una domanda invece per la collega: come immaginate l'impatto che la digitalizzazione della cultura avrebbe a livello di scambio interculturale nel mondo, visto che parlava del suo progetto in Congo? È da usare come media con responsabilità, per cui se c'è la possibilità di diffondere, in particolare in particolare il concetto, cioè il lavoro. Adesso io non voglio, come dire, annoiarvi, anche se meriterebbe questo. Il lavoro di questo collettivo del KINACT è un lavoro che abbraccia molti aspetti molto interessanti, non soltanto l'ecologia, l'istruzione, la cultura, eccetera. Ovviamente tutto questo viene diffuso attraverso i media. Ognuno di noi, adesso mi ci conto dentro come international manager, ognuno di noi ha un conto Instagram, Facebook, e quindi diffondiamo il più possibile, e questo speriamo ci porti poi a fare degli scambi culturali, e quindi nel caso dell'Italia spero di riuscire a portare degli artisti italiani a Kinshasa per lavorare insieme, perché è un festival partecipativo di performance e tutte le altre arti, dalla musica alla danza, ma in particolare, cioè la cosa più importante sono le performance, perché la performance è nello spazio pubblico e creano dei laboratori partecipativi, e quindi è molto coinvolgente per il pubblico, e questa cosa la vogliamo fare con degli artisti di tutto il mondo che vengono là e partecipino a questo che non è un errore chiamarlo festival, però diciamo questi incontri di scambio artistico. E naturalmente io mi auguro poi di avere la possibilità di prendere quel modello, perché a questo punto si chiama un modello, e portarlo sia in Italia che in Francia, perché a parte essere molto bello e interessante, ne vale la pena anche dal punto di vista umano. Ok, non so se Giulio voleva mostrarci ancora qualcosa per concludere della produzione delle opere. Sì, se voi faccio delle due opere, sì, diciamo iconiche, allora. Vedete? Questa è un'opera di un artista di Napoli, si chiama Annibale Siconolfi, lui lavora con Render 4D e Photoshop. Questa è, diciamo, una delle sue serie su utopia e distopia, quindi le città del futuro, e quindi qui ovviamente in un futuro molto distopico si immagina una città ovviamente sovrappopolata, in cui l'energia, cioè ovviamente l'ossigeno provenga solamente da una specie di struttura costruita ad hoc, e questo, diciamo, l'ossigeno venga poi, diciamo, dato alle persone attraverso questi tentacoli che appunto trasmettono poi la linfa vitale, ovviamente. Quindi questa è nella sua serie, diciamo, più distopica. Tutto questo lavoro è fatto in Render 4D e in Photoshop, ogni singolo elemento. Mentre invece andando su un altro artista... Quindi parte, cioè, del Photoshop...
parte sì, da elementi della realtà? No, no, fa tutto, tutto questo che vedete è costruito con il render 4D, quindi lui è, lavora con tu ogni elemento, ogni singolo elemento architettonico è realizzato da, da lui e quindi è, diciamo, tutto frutto della sua visione distopica del, del futuro. Non è solo distopico, lui è anche molto utopico, quindi diciamo che se poi andate sul suo profilo Instagram ha tantissime opere anche, diciamo, un pochino più con un'aspirazione positiva con il futuro, quindi, però è giusto anche, no, vedere questo, questo doppio binomio. E, mentre invece un'altra opera che volevo mostrarvi è di Giuseppe Ragazzini, un video, lo vedete? Sì. Perfetto. E questo è un video collage invece, è chiamato 8281 Lovers perché sono le combinazioni in cui appunto vengono create queste, queste facce, ci sono 8281 combinazioni possibili. Lui è molto interessante, un artista che deriva da, dal fisico, poi si è, diciamo, ha lavorato col digitale ormai da 10 anni proprio per un'esigenza, diciamo, espressiva. E queste, diciamo, macchine vuol dire che chiama... diceva all'inizio deriva dal fisico, vuol dire sì, che dipende. Sì, 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 deriva da, sì, ovviamente, diciamo, la fisica, Einstein, no, 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 dall'arte fisica. E queste appunto sono degli, la chiama la serie degli ingranaggi che vengono realizzati anche appunto diciamo materialmente attraverso Arduino, che è un sistema che permette appunto questo questo, diciamo, il permettersi di questa rotazione dei, dei, dei volti e di questi ingranaggi. Quindi lui è un artista che, diciamo, appunto è on life, come, come ci piace definirlo noi. Quanto costa? Allora, abbiamo venduto quest'opera di Giuseppe a 9.500 e l'opera invece di Annibale a 10.000 e tutto questo ovviamente fatto con una demo, quindi eravamo, diciamo, in fase beta della piattaforma, quindi ora diciamo siamo più strutturati, ecco, per il futuro. Beh, praticamente è un po' come Getty Image alla fine, Più o meno, sì. Ok, quindi sul digitale movimento eccetera, sull'immateriale vai come Getty Image, c'è un archivio. Sì, sì, sì. E le opere le scegliete voi in base? Noi facciamo scouting di artisti, quindi li selezioniamo noi, ma abbiamo anche delle candidature aperte, quindi gli artisti possono inviare la loro candidatura e noi poi li stiamo selezionando. Ad oggi il processo è molto, diciamo, in mano nostra di selezione, un domani con la DAO, con questo sistema di organizzazione autonoma decentralizzata, la scelta sarà sia del team di Reason d'Arte sia della community, proprio per far interagire, per far entrare in contatto tutti quanti. Quindi è la comunità di internet che decide se un pittore va bene o no? Non è solo la community, è anche il team curatoriale di Reason d'Arte, quindi è una decisione, diciamo, sinergica, non è lasciata, diciamo, al caso, ecco. Benissimo, grazie. Grazie. Grazie Giulio. Grazie, Giulio, grazie mille dell'opportunità. A presto, al prossimo appuntamento, che in cui si parlerà di tutt'altro, ma insomma possiamo restare in contatto se ci sono. Siamo in Arrivederci. Grazie, a presto. Grazie.